Bundí, t'acum el curs, xerea, ga gratis el lenga pie munteiza, lesión número 44, bel número, eh? Anque que el 21 d'octubre 2020. E voy la di en Andrinaia, que dizia parei, ale un la giu al fond, que parla tutte le lenghe del mondo. E le vedane tante risposte, per esempio, calera al dizionario, la ciao, Dio, fino a Dio, parla le lenghe del mondo e se, l'amor, sai nem perché, ma l'amor, l'amor, San Geronim, e le fame pensare, San Geronim perché è il padrone di traduttor, qui che traduce, sono il patron dei traduttori, allora parla tutte le lenghe del mondo. Bene, il papagal, la Torre di Babel, della Bibbia, che alla fine per parlare tutte le lingue ha capito Pinen, e l'han proprio di seguite con la costruzione della Torre. Beh, ahi è Laura Paranà, che l'ha detto ecco l'eco, ossia che questo è l'eco. Ahi è la Joan Font, uno che sta da lejos al Font, que parla tutte le lingue del mondo, que habla todas las lenguas del mundo. Es el eco. El eco al italianismo se admite también en piemontés, pero es un italianismo. Allora, anzi, el vocabulario, por ejemplo, el breru, él es siempre a la fin. Ma la respuesta le el responde, el responde. Stiamo a parei l'eco. O l'arsum. Poi Ale ha abitato tante d'altre, per esempio ha detto l'arbumb, l'arbumb, lo che resuena, l'eco, l'arsunanza, fíjense quanti nomi, l'arbat, sono tutti sinonimi, sinonimi di eco, il respunt, l'arsun. Beh, andiamo avanti, bel lavoro, deve fare un bel lavoro perché deve lavorare, perché deve cercare. Buscar es aprender, Ser que le aprende. E segui tu, ma, ok, con el vocabulario de frutas. Ser como finí, vamos a tratar de terminar. Mira, escribe así, le parole que manco, le frutas. Le frutas. Las frutas, La prima que trovo, ma, la cereza. La cereza. Tu ma l'articolo? La cereza, sia la cereza, è facile. La mandula. La mandula. La mandula. Parei. L'almendra, La nus. La nus. La nuez. Il prus. Il prus. Ecco, il prus, la pera, l'uva, l'uva, la uva, l'ananas, l'ananas, facile, l'ananas e l'ananà, l'accento va parecchio, l'ananas, il coco, coco, se è il coco, il cocco, pare con l'accento, l'ampola, guardate sì, è l'ampola, l'ampola, che è la frambuesa, la frambuesa, la griota, per dire la ditala, la ghinda, la griota, Portugal, il Portugal, Portugal, Lima, Portugal, Lima. Due parole, Due parole. El Portugal, Lima, es la Lima, o sea, la naranja Lima, que también lo decimos en castellano, naranja Lima o Lima, El Portugal, Lima. Poi, la japonesa, la japonesa, la japonesa.
O sacarle la japonesa, el maní. La japonesa, el nespo. El nespo. El nespo, que es el níspero, ¿no? El nespo es el pumpelm. El pumpelm. Pumpelm. Para ahí. El pumpelm, el pomelo. Mancheria bene sì la castagna, la castagna, la castagna, la castagna dalle buone, la castagna, a dice il col marun, también se dice il marun. Beh, l'ho finito con le frutte, sarei d'autore sì, smia che sì, ma la suma bene sì, perché potuto manen parlare tutto il tempo. E le frutte, non ha fatto un bel vocabolario, anzi la roba che si dovrà per far mangiare, non ha parlato le verdure, le frutte e poi le robe della cucina, una bella cosa. E seguito anche con il nostro libro Roba Piemontesa, il Piuma, la pagina 24 e si vede. L'edizione, la prima edizione, alla pagina 14. Alla pagina 14. Non mi fai le prime due frasi. La sua prima già la sissimo. Segui tu ma con la terza. Terzera. Io e a strage facciamo ma che dorme. Guarda bene. Io e strage. Mi scrivo su sì, guarda. Io. Io. Iei astrac, pronunciamo bene, iei astrac, iei astrac, ei es los ojos, strac, la parola strac, ale, no, scusami, strac, cosa che l'invitai a pensi? Scusami, ho commesso un errore, pido perdono, Strac. Iei estrac, parei. La parola le strac. Allora, in se dizionario, vocabolari, mi cerco la parola strac. Cerco un astrac. Cosa capita per sì? Oggi voglio spiegare una cosita un poco complicata, però hay que decirlo, perché al leer textos in piemontese lo vamos a encontrar. Questa roba sì. Iei sta il bar de vino. Iei, los ojos, afinis per una consonanca le vocalica, termina in un sonido vocalico, iei, e l'altra comienza per una consonanca che è seguita da un'altra consonanca. Allora, quando hai questa cosa sì, asbuta le, questa E che si chiama prostetica, una E che si añade para aligerar para mejorar el sonido de las palabras. Y hoy stretch, los ojos cansados, la palabra le stretch. Acapita una cosa similar cuando se escribe, por ejemplo, anteca. Anteca. Cuando uno habla de la numasa, cale fuera el ca, cuando cale anteca. Cosa cale anteca? È un adverbio. Su sì, questo è un adverbio, una palabrita invariabile. E cosa significa? Cosa vuol dire? Vuol dire in casa, dentro di casa. Come sta formata questa parola? Parliamo un po' in Castilla. Sta formata così. Ant más ca. Cosa cale la ca? La casa. Cosa vuol dire ant? Dentro de. Su sia vuol dire tutta insieme dentro di casa. E tutti gli adverbi fanno una parola sola che è anteca. E su sì, aspetta scrive in piemontese tutto parei. Guarda bene, anteca. Se può scrivere anche così. Anteca, anteca, anteca. ¿Por qué aparece esto? Es la E prostética que se añade como un sonido para aligerar
la unión de dos consonantes que es una, no se podrían casi pronunciar. Antka. Antka. Es difícil. Entonces la lengua se ha ido reformando y añadiendo esa E llamada prostética. Antka. Una cosa difícil, pero es lindo también hablar de las curiosidades complicadas del idioma. Nauta cosa. Ese guituma, ¿no? Y ahí estrach. Achamo ma que duerme. Esto quiere decir, los ojos cansados solo piden dormir. ¿Eh? Pero ok, la suma, Beleni, no, diciamo ancora un'altra frase, l'ultima. Arriva al Salbiroch con un mucha sorpresa. Traduzione, llegó en su sulky, en el sulky, con un montón de sorpresas. E ambele sì, troviamo ancora una curiosità all'ortografia. Biroch. Biroch. Guardate su sì. Biroch. Quando hai il sonido CH, che seria CH in castellano, in piemontese, ha se scrive con dubbia CH. Doble C. Arrivans el biroch. Llegó en el sulky con un much et surprise. Truma la palabra much. Con un montón de sorpresa. Much. Ese sonido ch se escribe con doble C. Si yo escribiera así, ¿qué digo acá? Much. No, porque sería así. ¿Qué digo? Y no tiene resonancia, no tiene correspondiente de sonido para pronunciarlo. Entonces, en la ortografía, en la grafía, aparece esta doble C, para que al fin de palabra suene sh, much, biroch. Era suma, beledì, luma parla un po' la gramática, e perseguite con un gel, para que sigamos jugando, e un lazo. Un'altra andinaia, giochiamo ancora con le andinaie e mi la diso e la scrivo. Allora, andinaia. E sercuma. Scusatevi, una cosa bischina e viscosa, pi a inagavo e pi a vengrossa. Una cosa, guardate bene, una cosa, bischina, e viscosa, una cosa, bischina e viscosa, pi ainagau e pi aven grossa parei una cosa bischina e viscosa pi ainagau e pi aven grossa. Le explico algo nomás. Bischina, viscosa, no tiene significado propio. Es como decir, es un dicho para las adivinanzas. Una cosa, bischina, viscosa. Como en castellano cuando decimos, por ejemplo, veo una cosa maravillosa. ¿De qué color? Ese maravillosa es para hacer el sonido o la, digamos el verso, la rima. Andiamo avanti con la cosa bischina e viscosa. Cosa calè? Arvezze!